bere e invece invece devo parlare. Liguria Cambia è l'estensione naturale del progetto di Imperia Cambia che ci ha visto due anni fa vincere le elezioni in Imperia con un modello di lista civica e una coalizione con altri partiti. Io diciamo che ho pensato che poteva essere un utile esperimento, visto che si dice che la Liguria è un laboratorio politico, se ne parla tanto anche in questi giorni, quindi avevo voluto fare questo esperimento anche su scala regionale. Ci siamo dati da fare, ho trovato dei validi collaboratori sia qui a Imperia con Luca e gli altri candidati di Taggia e Bordighera, sia con gli altri di Savona che Genova e Spezia. A Genova abbiamo un capolista direi di ottima caratura, che è il professor Capurro. Lo scopo del progetto è molto semplice: portare all'attenzione, cioè contribuire alla vittoria innanzitutto del candidato presidente della coalizione Paita e quindi andare al governo della regione, e una volta dentro portare lì le nostre idee, che non sono altro che i problemi, la risoluzione dei problemi delle persone che lavorano. Perché io penso, senza voler offendere nessuno, che a volte i partiti tradizionali siano un pochino distanti dalla realtà della pratica delle cose, mentre invece noi, che siamo tutte persone che lavoriamo, abbiamo un lavoro, abbiamo sempre lavorato, credo che siamo più vicini alle problematiche. Tutti noi qua dentro abbiamo un lavoro, tutti noi ci scontriamo quotidianamente con la burocrazia, tutti noi per cercare di fare qualcosa dobbiamo impazzire. Io faccio il sindaco di Imperia da dentro, mi rendo conto che è complicato anche riuscire a cercare di farla diminuire la burocrazia. Quindi noi ci dobbiamo impegnare soprattutto su questo, perché poi diminuendo la burocrazia io credo che in automatico si riesca a dare anche un impulso positivo alla creazione di posti di lavoro, perché probabilmente chi lavora magari lo farà anche con più voglia, con più gioia. Se uno deve fare per fare una cosa, per chiedere un permesso ha bisogno di 7-8 mesi, io penso che uno gli passi anche la voglia di chiedere. Io personalmente a volte mi capita di dire: ma io non ho questa cosa qua, come imprenditore non la faccio perché ci metto troppo tempo, e quando una volta che ho finito, cioè, sono già superato, perché l'occasione magari di fare un qualcosa è finita. Quindi bisogna lavorare su quello, e lo scopo di Liguria Cambia è appunto quello di portare in regione le esigenze di chi lavora e di conseguenza creare posti di lavoro. Dopodiché sì, ci sono gli altri temi che sono molto importanti, cioè, vogliamo che la Liguria diventi turistica, vogliamo che la Liguria abbia le infrastrutture e vogliamo che in Liguria ci si possa curare senza dover sempre magari andare fuori perché si dice che ci si venga con la timidezza. Questo non va bene, perché dobbiamo essere curati, io credo sia anche giusto, nella regione nella quale paghiamo anche le tasse per essere curati. Questo è quanto. Io sinceramente cosa succederà domenica non lo so, spero che succeda quello che tutti noi pensiamo, spero che Liguria Cambia abbia una rappresentanza in seno al Consiglio regionale. Noi anche nella Giunta, molto, noi molto, molto modestamente crediamo di poter eleggere due consiglieri regionali, se poi sarà uno farà lo stesso, uno sicuramente credo che sarà eletto. Chiaramente poi, avendo fatto parte attiva della coalizione, credo che ci spetti di diritto avere una rappresentanza in seno alla giunta regionale, e tutte le esigenze diciamo, delle persone che ho citato prima, tramite la persona che sarà in giunta e in consiglio, saranno portate all'attenzione di chi governa per cercare appunto di contribuire a avere un governo migliore della regione.